Buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno. Noi siete grandi amici miei. Sempre, lo so. Noi le vogliamo bene. Noi da lei volevamo un ricordo di Franco Battiato, perché voi avete lavorato insieme in un momento stranissimo, quando entrambi eravate assessori nella giunta siciliana governatore Crocetta nel 2013. Che ricordo ha? E quando siamo usciti insieme. Esatto, ci siamo stati mandati via, diciamo, abbiamo insieme. Abbiamo abbandonato questa speranza che sembrava fosse realizzabile, ma non era così. Che ricordo ha di quel... Franco Battiato era un entusiasta, studioso, pensatore delle onde gravitazionali, che sono le più complicate. Pure lui? Come no, pure lui. Franco Battiato lavorava sulle onde gravitazionali e mi telefonava, parlavamo insieme, perché le onde gravitazionali, se non ci fossero, la Terra non potrebbe essere legata al Sole, il Sole non potrebbe essere legato alle altre stelle e in una galassia, e le galassie stagionali, insomma, non potrebbe. Insomma, certo, anche perché Battiato cercava il centro di gravità permanente. Tra l'altro. Dico, ma signor Zichichi, signor Zichichi, c'è ancora? Sono qui. Dicevo, no, una delle più grandi canzoni di Battiato era quella cercare il centro di gravità permanente. Ma avete mai cantato insieme, nel senso magari privato? Io faccio Supermondo certo. Non canzoni, però legarmi. E Franco Battiato era estremamente scientifico. Lui era incantato dalle onde gravitazionali, sono le più complicate. C'era anche una canzone, no? Onda gravitazionale. Le onde gravitazionali, se non esistessero le onde gravitazionali, certo, la Terra non potrebbe essere legata al Sole, il Sole non potrebbe essere legato alle altre stelle nella galassia, e le galassie tra di loro, insomma, non esistere l'universo. Ma anche un ricordo personale di qualcosa che avete fatto insieme con Franco Battiato, professor Zichichi? Qualcosa di insieme che purtroppo non abbiamo concluso voi. Il lavoro. Avevamo in programma di scrivere un libro insieme. Sulle onde gravitazionali? Questo libro divenne disco. E sa com'è la vita, Lui era impegnato, io sono impegnato, e quindi quando ci vedevamo sembrava che si partisse l'indomani, e poi l'indomani è ancora oggi che non abbiamo. E come si sarebbe dovuto chiamare questo libro? Semplicissimo, Onde gravitazionali per tutti, in mano al grande pubblico. Onde gravitazionali in mano al grande pubblico. Beh, sembra proprio una canzone del genio tipico di Franco Battiato. Senta, c'è una sua canzone di Battiato che lei ricorda? Proprio che era quella tante. Non si può scegliere una sola. E quello che lui faceva era di grande valore per la cultura del nostro tempo. Certo. Nel senso di cultura che regge la spinta alle grandi rivoluzione culturale. Il supermondo è una cosa vera. Sì, no, anche Draghi è vero. I nostri nipoti e pronipoti studieranno il supermondo, perché le frontiere della fisica si spostano verso questa direzione formidabile. Certo. Lo spazio in cui noi viviamo a tre dimensioni, lei entra in una stanza, ha una larghezza, una lunghezza e un'altezza, 1, 2, 3. Se lo spazio di una stanza avesse 4 o 5 dimensioni, nemmeno abbiamo dato il nome a queste altre dimensioni. Quindi stiamo parlando di cose estremamente affascinanti dal punto di vista rigorosamente scientifico. Quindi Franco Battiato era la parte, diciamo, di grande interesse culturale che avrebbe come scopo, e ce l'ha ancora, di attirare l'attenzione del grande pubblico.